Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? Come vedi, non si può giudicare un libro dalla copertina. È morto il 7 ottobre del 1981, dunque 30 anni fa, sicuramente il miglior sindaco che Roma abbia avuto in questi ultimi decenni, sicuramente il più rimpianto, sicuramente strappato alla vita da una morte precoce. Per capire la statura di questo uomo soprattutto, ancorché della sua carica di sindaco, vi basti pensare che ai suoi funerali partecipò Jacques Chirac, che non poteva essere sicuramente allineato alle sue idee politiche, ma che ne ricevette nel momento del funerale il rispetto massimo con la presenza stessa appunto di Jacques Chirac. Ne parliamo perché è uscito un libro bellissimo, ne parliamo con gli autori di questo libro, che sono Ella Baffoni e Vezio De Lucia, che saluto entrambi e do loro il benvenuto. Buongiorno a Vezio De Lucia, buongiorno a Della Baffoni. Allora, ricordateci questo uomo, questo grande sindaco, il più amato sicuramente, ricordateci quello che ha fatto per Roma e quanto fu precursore di certe cose. Comincio io? Sì, certo, Ella Baffoni. Allora, noi non abbiamo scritto una biografia di un sindaco, né volevamo fare nessun tipo di agiografia, però volevamo ricordare questa esperienza, che è stata una delle più appassionanti e belle degli ultimi decenni, sia perché Petroselli riuscì a rendere le periferie di Roma città. All'epoca, pochi se lo ricordano, c'era la vergogna dei borghetti, le baracche, gente che viveva in condizioni di vita veramente da terzo mondo, e c'erano le borgate, cioè un ammasso di costruzioni fatte alla bella e meglio, prodotte dal disperato bisogno di casa che c'era a Roma e dalla povertà anche di chi cercava di costruirsele. In grande parte erano operai edili, certo, cioè gente che costruiva case per gli altri, ma che per sé non riusciva ad averle. Allora Petroselli ha fatto due cose. Uh-huh. Ha demolito i borghetti, dando casa alla gente che ci viveva dentro e che ne aveva oggettivamente diritto, e dando servizi, strade, fogne, acqua alle borgate, che facendole diventare pezzetti di città. Ovviamente le borgate sono rimaste costruite male, concepite male, ma a un certo punto, almeno c'era un... C'era dignità, no? Esatto. Nello stare al mondo, no? C'era dignità. Esatto, l'altra cosa che ha fatto per dare casa a chi proprio non ce l'aveva, mm-hmm, è costruire case popolari, però eliminando il problema della rendita fondiaria. Sì. Cioè ha espropriato dei terreni, mm-hmm, ha chiamato i costruttori a fare i costruttori, non più gli speculatori, mm-hmm, e Tor Bella Monaca è nata così. Infatti, allora, chi ci sta parlando? La signora Ella Baffoni è una valentissima giornalista e il signor Vezio De Lucia è un grande urbanista. Allora, De Lucia, sì, per quanto riguarda l'urbanistica di Petroselli, ce l'ha ben descritta ella con le iniziative atte a dare dignità a chi non ne aveva avuta, ma poi ha fatto molto altro. Sì, lui soprattutto è stato il massimo sostenitore del progetto Fori. Che cos'è il progetto Fori? Il progetto Fori riguarda la sistemazione dell'area centrale archeologica di Roma, cioè tutto quel complesso che va da Piazza Venezia al Colosseo. Mm-hmm. Lì adesso c'è una grande strada, la Via dei Fori Imperiali, che era stata costruita da Benito Mussolini, uh-huh, distruggendo una serie di quartieri che si erano stratificati su quella zona nel corso dei secoli dopo la caduta dell'Impero Romano. Mussolini voleva fare quello che poi fece, voleva che da Piazza Venezia si vedesse il Colosseo, e voleva fornire
uno straordinario scenario in mezzo alle rovine romane, uh-huh, per la sfilata delle truppe. Sì. E così è stato, uh-huh, solo che nel dopoguerra e soprattutto in anni abbastanza recenti, ad opera in particolare del benemerito sovrintendente archeologico di Roma, Adriano La Regina, quella soluzione fu messa in discussione per tante ragioni, uh-huh, ma soprattutto per il fatto che il traffico sulla via dei Fori Imperiali danneggiava gravemente le sculture e le opere architettoniche dell'antica architettura. Prendeva piede, mi scusi se la interrompo, De Lucia, dalle grandi prospettive francesi, ecco, allora parliamo dei Campi Elisi, così poi come è stata poi concepita. Sono contemporanee in verità, insomma, anche se l'archeologia urbana era nata in Francia, ma diciamo la sistemazione del Louvre, eccetera, sono più o meno contemporanee, insomma in qualche modo Roma forse avrebbe potuto finire prima. Adesso sintetizziamo molto perché naturalmente è una vicenda complessa. Certo, diciamo che all'origine due fatti mi sembra importante sottolineare. Il primo è questo: lui che cosa voleva fare? Voleva mettere al centro dell'immagine stessa di Roma, proprio nel cuore del cuore della capitale, quello è l'ombelico di Roma, sì, sostituire le automobili con l'archeologia, con la storia antica, mettere la storia al posto delle automobili, distruggere la via dei Fori Imperiali, riportare alla luce i Fori Romani, il Foro di Cesare, il Foro di Nervo, il Foro di Augusto, sì, eccetera, eccetera, non considerare più l'archeologia un recinto per specialisti ai quali si accede pagando il biglietto, eccetera, ma mettere l'archeologia come un pezzo di città contemporanea, quindi attualizzare l'archeologia. La seconda operazione, strettamente connessa alla prima, che la prima se vogliamo è più da specialisti, da archeologi, da studiosi eccetera, era quella invece, come dire, di democratizzare, se posso dire così, il rapporto con l'antica Roma. Il culto della romanità a Roma ha sempre avuto un carattere conservatore, reazionario per molti aspetti, per molti aspetti è stato di tipo fascista, no? Chi coltiva l'idea di Roma antica aveva un'aria polverosa, diciamo così. Lui voleva che custodi, diciamo, dell'idea più antica di Roma, dell'idea più bella, quella per la quale la nostra città è nota in tutto il mondo, fosse il popolo di Roma, a cominciare dal popolo delle borgate. Sì. Dicevo, voi siete gli eredi di quindi uscire dall'elitarismo, non più una cosa elitaria, ma farla diventare una cosa popolare, democratica. E cominciò a farlo con quella splendida iniziativa che furono le Domeniche Pedonali, certamente. Nella via dei Fori Imperiali. Morto Petroselli, purtroppo tutte e due le idee, questa di cui vi sto parlando e quella a cui ha accennato ella prima dell'innovazione radicale in materia di edilizia ed urbanistica con l'accordo con i costruttori che si esplicò soprattutto a Torbella Monica, finirono mano a mano con l'essere ovviamente accantonate. Allora chiedo ad Ella Baffoni, dunque questo sindaco Petroselli sdoganò anche Roma dalla paura degli anni di piombo, no? Esatto. La sdoganò come? Sì. Con iniziative tipo l'estate romana, giusto? Sì. Uno degli elementi più interessanti dell'estate romana è stato appunto questo: c'era il terrorismo, erano gli anni del rapimento Moro, c'era paura in giro. E l'estate romana fu anche uno dei modi in cui si disse però si può uscire di casa, si può spegnere la televisione, si può fare ancora delle cose insieme. Ma questo era un altro punto, era invece, io la vedo così, l'estate romana è stata il collegamento fra il risanamento delle periferie e il grande sogno dei Fori Imperiali, perché Massenzio era proprio lì, in quella zona lì, e Massenzio era esattamente questo, una zona che era stata, come diceva Vezio De Lucia, appannaggio degli archeologi, delle visite guidate, eccetera, eccetera, diventava all'improvviso spazio di vita dove si andava anche per mangiare
un pezzo di pizza, anche per bere insieme, per guardare, che ne so. Una agorà virtuosa era diventata Massenzio, no? Nel senso sì, di pacificazione, di benessere dello spirito. Anche del... Era uno spazio di tutti, chiunque poteva andare e chiunque... ne faceva un pezzo della sua memoria, magari incontrava la fidanzata, certo, sì, quella che sarebbe stata la sua fidanzata, magari succedevano cose a Massenzio, succedevano cose di vita, e invece che vedere il Colosseo, Via dei Fori Imperiali come per esempio la strada obbligata per andare al centro, il Colosseo come uno spartitraffico, si riusciva a guardarlo con occhi nuovi, è anche mio. Certo, certo, la vivibilità di ciò che appartiene al mondo era stata donata ai romani, questa è in sintesi, benissimo, in sintesi è quello che ha fatto Petroselli. Io parlerei con voi per ore di questo meraviglioso personaggio, ma il tempo mi è tiranno. Allora io voglio dire a chi ci sta ascoltando che con questi due illustri personaggi che rispondono al nome di Ella Baffoni e Vezio De Lucia, voi potete scoprire ciò che ancora ignorate di questo grande uomo, ancor prima che sindaco, Petroselli, nel libro da loro scritto, che si chiama La Roma di Petroselli, il sindaco più amato e il sogno spezzato di una città per tutti. Questo libro è edito Castelvecchi. Allora io penso che per chi ama Roma, ma non per chi l'ha amata ai tempi di Petroselli, ma per chi ancora continua ad amarla, come i cittadini, come noi che la facciamo nostra, ebbene questo è un libro immancabile, perché può dare anche l'idea di quello che potrebbe essere una continuità di un'amministrazione virtuosa della nostra città sulla linea tracciata indelebile di questo grande uomo, di questo grandissimo uomo, ancorché di un grandissimo sindaco. Quindi ve ne ricordo il titolo: La Roma di Petroselli, il sindaco più amato e il sogno spezzato di una città per tutti, edito Castelvecchi, sono 179 pagine a 14 euro. Io credo che lo possiate trovare tranquillamente da Feltrinelli, ma anche in qualsiasi altra libreria. Ecco, è un gesto d'amore non nel ricordo di Petroselli, ma nei confronti della nostra città. Vi ringrazio molto. Bravissimo. Entrambi. Salve. Molto bravo, grazie. A lei, grazie a voi, grazie a voi, Adella Baffoni e ad Vezio De Lucia.